Questo libro parla dei tuoi allievi, di alcuni dei tuoi allievi, quelli che in qualche modo più profondamente hanno colpito ecco, la tua esperienza, hanno instaurato con te dei rapporti molto profondi, sia positivi che negativi, c'è da dire. Ma questo libro parte dal ricordo di una compagna di scuola e da questo ricordo nasce anche quella che è una riflessione sul mondo della scuola attuale. Questo libro nasce nella scuola e in realtà devo dire che questa sera ho il privilegio di poterlo dire. Posso, ragazze? Questo libro nasce grazie a loro due mie ex alunne. Abbiamo, visto un po' la genesi di questo libro, tutti presenti, ma adesso dobbiamo entrare un po' nel merito e andare a conoscere un po' di questi personaggi, di questi ragazzi. Molti di loro, anzi, sono adesso degli adulti, con alcuni dei professionisti, con alcuni c'è un rapporto che tuttora si protrae nel tempo, un rapporto di amicizia, ecco, un rapporto di affetto, con altri invece... Forse per fortuna questi rapporti si sono interrotti. Allora, visto che abbiamo parlato di Giulia, io direi di leggere, il racconto è abbastanza breve, quindi lo leggiamo, vuoi farlo tu? Ok. Quando conosco una classe per la prima volta, scorrendo l'elenco dei nomi mi soffermo sulla loro provenienza. La motivazione di ciò deriva da lei, dalla sua storia, dalla sua origine. Era il mio primo incarico statale in una cittadina multietnica della provincia romana, catapultata dall'oggi al domani in un contesto scolastico vastissimo e piuttosto variegato, rivelatosi poi perfino problematico. Lo stage linguistico in America aveva dimezzato alcune classi, e lei, nata a Beirut il 6 gennaio, era partita per quell'esperienza con altre compagne, un anno prima che dall'altra parte del mondo si scatenasse l'odio dell'integralismo terrorista. Beirut, il Libano, e lei per me divenne presto l'incarnazione di un verso del Cantico dei Cantici: vieni dal Libano, mia sposa, mia bella. Bella Giulia lo è davvero, soprattutto ora, in quelle foto del suo matrimonio in un'isola del Mediterraneo in cui oggi vive. Magari richiamata da quell'origine lontana e non solo per esigenze lavorative. Radiosa al braccio di suo padre che conosco solo attraverso queste immagini e la somiglianza è considerevole. La genitorialità non è solo un fatto genetico, è soprattutto una condizione di responsabilità. E quando l'amore va oltre l'origine, ci si assomiglia in maniera più marcata e profonda. Gli occhi di entrambi, padre e figlia, sono profondi e luminosi. Solo quelli di lei più misteriosi, come di chi ha visto qualcosa che non sa rivelare. Il sorriso è di due persone serene e forti, tenaci nelle difficoltà e gioiose con il cuore in festa, sempre sorridenti con lo sguardo prima che con la bocca. Un primo piano rubato ed improvviso mette in risalto le lentiggini scure e mi chiedo se riesca ancora a toccarsi la punta del naso con la lingua. Ridevano tutti davanti a quell'acrobazia inusuale e divertiva molto anche me vederla sminuire la tensione con quel gesto di fronte ad un periodo più contorto di Cicerone o all'imminenza di un'interrogazione. Le avevo chiesto come mai fosse nata a Beirut. Il cognome era italiano e quello non era certo il posto migliore per nascere nell'anno in cui era nata lei. Mi aveva risposto, lievemente turbata dalla domanda in attesa, che suo padre si trovava lì per lavoro e non aveva indagato oltre. Vieni dal Libano. Quella ragazzina aveva qualcosa di speciale che la rendeva unica ai miei occhi e non posso negare che sia rimasta nei miei ricordi in una maniera preziosa. Sono stata adottata, ma i miei compagni non lo sanno. Si era avvicinata alla cattedra a rivelarmi quel segreto dopo aver ascoltato con particolare attenzione lo strazio della madre di Jacopone da Todi sul corpo del figlio. Ed ero io in quel momento a tradire stupore, non per la vicenda in sé, bensì per il fatto che lo stesse rivelando proprio a me. Un bisogno di confidenza per un'esperienza magari non facile da sostenere? No,
La sua era una vita davvero serena. Fu la consapevolezza del mio affetto particolare per lei a rendermi partecipe di una vicenda che era innestata sulla storia non ancora definitivamente scritta. La storia di una nazione lacerata da una guerra, non solo recente, ma ancora irrisolta e piuttosto dimenticata, per tentare di ignorare che sia stata combattuta così vicino per ragioni remote. Lei era stata figlia di quella guerra, prima di diventare figlia di due genitori amorevoli, per cui era divenuta all'improvviso dono prezioso. Era partecipe di quanto era stato davvero più grande. E mentre scorro le foto di quel matrimonio semplice, dai contorni reali di una favola possibile, cerco ancora di immaginare come sia stato quel primo incontro che non aveva saputo descrivermi, così come il modo in cui Giulia era stata trovata e salvata. Il 6 gennaio i soldati italiani erano arrivati in un villaggio di contadini e allevatori di origine europea, discendenti di quei lontani colonizzatori che avevano lasciato la loro identità genetica nei tratti somatici di quella gente pacifica, sorpresa dalla violenza delle truppe di rivolta che avevano sterminato e bruciato tutto. Come nel peggiore film di guerra, non erano rimasti in vita né uomini né animali. In mezzo a tutto l'orrore riservato a quei giovani militari italiani non poteva esserci niente. Ed invece avevano trovato lei, una bambina impaurita e sporca circondata da cadaveri di altri bambini, tra corpi carbonizzati e mucchi di cenere ancora calda trasportata dal vento. Chissà, forse la natura cercava da sola di dissolvere il ricordo di quei roghi che dovevano aver bruciato per almeno due giorni. Due soldati anonimi l'avevano portata via, coprendole gli occhi perché non ricordasse l'immagine di ciò che aveva dovuto sopportare. La radiografia dalla manina aveva rivelato l'età, ma non certo il nome, l'identità, gli affetti, nessun registro che documentasse la sua esistenza fino a lì, fino a quel momento. Mi autorizza a raccontare la sua storia senza alcun ripensamento, anzi mi chiede di farlo con il suo nome, quello che i genitori dell'amore hanno scelto per lei. E percepisco nelle sue parole tutta l'emozione con cui ha consentito immediatamente, con tutto l'entusiasmo del suo candore. Con quel nome è rinata, quel giorno e per sempre. Ultimo dono di un Natale già trascorso, trovata viva tra i morti nel giorno in cui si commemora la manifestazione di Dio.